Buongiorno a tutti e benvenuti in questa partita piovosa con l'esibizione su Pro Evolution Soccer 2017, la demo. Con questa partita Atletico di Madrid contro l'Arsenal, in questa partita molto tecnico-tattica. Esso sta a piove che manco fossimo in estate con le mega piogge e sta a venire giù a secchiate. Adesso non so se si vedrà, ma sopra il tetto ci sono le persone che buttano giù l'acqua con i secchi. I giocatori adesso sono in campo e stanno a salutare le persone. Questa è la formazione del Club Atletico de Madrid con Oblak in porta, Godino Jimenez difensore centrale e in attacco Griezmann e Fernando Torres. Arsenal FC con il Cannonau e Cech in porta, Mertesacker e Leckhusen in difesa e in attacco solo Soletto appoggiato da Ozil con Giroud. Eccoci qua, che due personaggini qua si stanno guardando. Bello pallone, bella anche l'erba, questa bella telecamera, così questo replay. Inizia la partita sto cazzo, dicevo, inizia la partita e c'è il primo mega passaggio all'indietro con Thiago che imposta e la passa a Gabi che la passa a Juan Fran. Questa partita di amichevole che non è della International Championship Cup della mia favela, della mia fava, ste cazzo di cose che servono solo a rompere le balle, ma è un amichevole così in una bellissima serata di fine estate con pioggia catinella. Ma qua c'è subito un'entrata da barbaro con Ozil che manda a quel paese l'arbitro molto bellamente. Ci saranno 5 gradi e vediamo qua, mamma mia, guarda, un'entrata da rosso questa, proprio un'entrata da barbaro. Guarda, io se questi giocatori che fanno queste cose, vabbè. Juan Fran si appresta a sparare un coso a Felipe Luis, che è grande stop di tacco lì, insomma, ci siamo capiti. Cocca per Thiago, Thiago la passa a Griezmann, li supera tutti, a lui non è vero, ha perso la palla. Thiago la passa a Gabi, grande colpo di tacco per Griezmann, check Dida, check, mamma mia che grande parata. Juan Fran prende la palla, passa a Saúl Jiménez e la mette in mezzo, Torres di testa, golasso, e Fernando Torres e sbatte dentro los balones per portare l'Atletico in vantaggio. E il grande pelotasso messo in mezzo da un cross del Saúl, il grande colpo de cabeza che la butta dentro dove Cech non la puede saber. C'è subito l'1-0, Arsenal subito sotto di un gol. Riuscirà l'Arsenal a portarsi almeno sull'1-1? E non lo so, vediamo come finisce la partita. Che io, Torres intanto ruba la palla e lui e Maradona ne supera uno, ne supera due, perde la palla, mi sembra più che giusto, e la prende Ozil che va a tentare di impostare, perché quelli dell'Atletico Madrid stanno a fare del pressing spaventoso e intanto è lui, Giroud, e c'è, che è successo? Cosa fa l'arbitro? Calcio di rigore l'arbitro, gente che viene ammonita. Guardate che movimenti i giocatori, il portiere non ci crede, ma che fallo sarà stato? Cioè, vediamo un po' qua, passa la palla e bram, cosa è successo? Niente, l'ho appena toccato, se lui si tuffa non è colpa mia. Comunque Giroud parte, spiazza il portiere, l'altro portiere ha fatto anche un tuffo alla Superman intanto che c'eravamo, e c'è l'1-1 spaventoso, blasfemo pareggio dell'Arsenal con un rigore totalmente inventato, proprio come la Juve. Vabbè, lasciamo perdere qua, altrimenti dopo al New Sonnes Arena sono cazzi, il portiere che è andato a tirare via le ragnatele sotto l'incrocio, perfetto. E al 20° minuto siamo 1-1. Filipe Luis, Coque, passa Pepsi, Griezmann, Thiago, vedo dall'altra parte nessuno perché la passa normalmente per Gabi, chi la dà a Juan Fran tentando di farsi sbarare la palla, e infatti c'è il contropiede, Giroud, mamma mia, Juan Fran come ritorna e gli fotte la palla, proprio gliela fotte,
proprio in quel modo lì, proprio molto brusco. E c'è un'altra impostazione dell'Atletico Madrid che vede Griezmann che è davanti alla porta. Invece no, bugie, sono solo bugie, con Ramsey che comunque ce l'ha fatta a non farsi, diciamo, togliere il colore dei capelli, perché c'è ancora biondo platino, anche perché l'acqua non credo sia tanto pulita che scende dalla pioggia, quindi può anche succedere che magari perda un po' il colore, no? Perché sapete che questi qua non hanno molti soldi da spendere per queste cose, quindi cosa ne posso fare io? Passaggio per Koke, che prende la palla, Fernando Torres, è lui, è solo, e non ce la fa. Koscielny quindi prende la palla e giusto tranquillamente la passa a Chamberlain, che Chamberlain la passa a Ozil, che Ozil la passa di tacco a Ramsey, che la prende, ma gli viene rubata, gli viene negata l'opportunità. Fernando Torres quindi si trasforma in Diego Armando, la passa a Griezmann che giustamente la perde, ma la perde anche l'Arsenal perché è scivolato, perché giustamente se sta un sole che spacca le rocce, ma si scivola. Eccoci qua con il grandissimo Black, che mamma mia che grande appoggio. Qua adesso si va in porta tutti col pisellone duro, solo a passaggi, ma Torres la sta rubando un'altra volta, incredibile. Torres la mette per Griezmann, Griezmann il tiro e Torres di testa. Fernando El Niño, Torres sotto un'acqua incredibile, come Dio la manda soltanto lui. Qua Torres la ruba, vede immediatamente Griezmann, non si sa come, con le orecchie la mette in mezzo, giustamente perché lui l'ha messa in mezzo, non è che ha fatto un tiro del merda e poi l'ha buttata nel dio Torres, no. Eccoci qua con il 44esimo sul cronometro e con l'Arsenal che deve tentare di andare a fare il pareggio, perché giustamente come finisce il primo tempo sta a finire la partita, non è che ci mettiamo. Griezmann per Torres, Torres è velocissimo, è peggio di Bolt, check, grande parata, stop di petto, manca, cioè un minuto, sono passati 4 minuti, la bacchellata da fuori, mamma mia. 2-1, check furibondo, va, andrà a prendere a schiaffi in faccia qualche suo compagno, mi sembra più che giusto, e andiamo subito alla seconda partita. Secondo tempo. Questo secondo tempo, ragazzi, vi parlerò un po' de los videojuegos. Ovviamente se succede qualcosa tipo adesso non succede niente, commenterò, altrimenti vado avanti. Ho provato questa demo, mi sono fatto anche altre partite dopo, ovviamente, perché questa qua è stata la primissima partita che ho fatto con la demo. Ovviamente adesso non sono in live a commentare, ma sto guardando la partita, commentandola, e vi devo dire che mi è piaciuta. Quello dell'anno scorso, se non mi ricordo male, non mi piacque molto, tra l'altro non feci neanche il video se non erro, non mi piacque molto. Adesso però, se devo essere sincero, anche perché poi il gioco lo provai con la versione free to play di PES 2016 che potete scaricare tutti, ma era impossibile da giocare perché per una partita ci mettevo un'ora. Cioè, trovare la partita, farla e uscì, ti mettevo un'ora, quindi poi l'ho disinstallato subito. Però sinceramente non mi piaceva tanto quello dell'anno scorso, perché soprattutto le partite o a vantaggio o a svantaggio finivano sempre con lo stesso risultato, 6-0, 7-0, 8-0. Si poteva penetrare nella difesa in una maniera incredibile. Qua, se mi sbaglio, siamo a medio di difficoltà e comunque bisogna inventarsi qualcosa per entrare. Non è come quello dell'anno scorso che era una gioia proprio prendere un giocatore veloce e penetrare alla Rocco Siffredi style la difesa e andare a fare gol, soprattutto perché i portieri facevano cacare. E mo parliamo dei portieri. I portieri li ho visti leggermente migliorati, perché se prima nelle versioni precedenti bastava che tu tiravi in porta e il pallone gli passava proprio dritto dritto pelo pelo vicino alle gambe e lui prendeva gol, almeno qua si è visto, come se mi sbaglio nel primo tempo, che se io gli tiro il pallone sotto le gambe lui la para, se gli tiro il pallone un attimino angolato lui si tuffa e la prende la palla, non è che lui si tuffa e non la prende e io faccio gol. Quindi hanno migliorato molto questa volta, devo dire, i
portieri, poi magari nel gioco finale fanno schifo, però cosa ci posso fare? Probabilmente avranno anche rifinito un po' le varie difficoltà. Come ho detto, io questo qua l'ho giocato in medio. Qua c'è una grande azione di Koke. Ecco qua, non dico che avrebbe preso sicuramente gol o portiere delle scorse passate edizioni, ma sicuramente avrebbe fatto una cacata. Intanto vediamo qua questa grandissima azione con questa mega finta, senza fare le finte, schiacciare i tasti lì, bim bum bam, le skill, sto cazzo. Ecco, l'unica cosa che mi fa totalmente schifo è ancora questo sistema qua per battere punizioni, calci d'angolo e calci di rigore, se non mi sbaglio, che mi fa letteralmente schifo. Per chi, come mia, è stato un pessaro dai primi Pro Evolution fino a Pro Evolution 2, poi l'avvento di Pro Evolution, per quanto mi riguarda il Pro Evolution più bello è stato Pro Evolution 6, quello con in copertina, se non mi sbaglio, Doni, Adriano e Collina, è stato il migliore sotto tutti i punti di vista, quanto ci ho giocato e quante Master League che mi sono fatto. E questo nuovo sistema, che sono un baio da due edizioni, che hanno messo questo cazzo di freccia qua, non mi piace neanche un po', preferivo il vecchio sistema e non riesco proprio a capire perché non abbiano messo la possibilità di scegliere il sistema che si vuole, però vabbè. Detto questo, mi è piaciuto molto, mi sono piaciuti molto anche i nuovi movimenti che fanno i giocatori anche nei replay. I replay sono fantastici, soprattutto anche quelli durante la partita, sono davvero molto ma molto belli. E mi è piaciuto tutto, forse non lo so, dovranno ancora sistemare qualcosina. Mi è piaciuto molto la grafica, se sentite rumori non è colpa mia. Tipo anche questi movimenti qua, i giocatori sembrano incredibilmente proprio loro, che sono il bagno. In questa edizione c'è anche il nuovo set grafico usato dalla Konami, non vorrei dire blasfemie, ovvero quello che ha usato Kid di dovere per fare Metal Gear, spero di non sbagliarmi. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, che la prima parte col commento vi sia piaciuta, perché giustamente se voi siete un po' in occupi avete anche capito che in questo secondo tempo dei gol non ci stavano, quindi commentate solo il primo tempo. Spero che le mie disamine come cazzo è quella parola vi siano piaciute e ci vediamo, spero sinceramente, con la demo di FIFA, perché vorrei provare anche la demo di FIFA. Io vi saluto, vi ringrazio, Forza Roma, basso Lazio, anche se io tifo tutt'altre squadre. E ci vediamo, speriamo, con la demo di FIFA 17. Non so se la metteranno, credo di sì, anche perché l'hanno sempre messa, perché non la dovrebbero mettere. Eccoci qua la testata incredibile di Torres. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima!